connaisseur. Coco à connaisseur. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Federica e sono struccata. Ho fatto solo un po' le sopracciglia perché oggi insieme a voi voglio andare a provare delle ultime uscite make up. Parliamo del correttore di L'Oreal, l'ultimo uscito, l'Accord Parfait, che contiene all'interno anche il trattamento, quindi crema e correttore. Parliamo degli introvabili, ma li ho trovati, Superstay Ink Matte di Maybelline nella Coffee Edition, che sono usciti quest'estate in America e ancora in Italia fanno fatica a comparire, però li ho trovati. E utilizzeremo alcuni prodotti che mi sono stati gentilmente inviati da alcune aziende per completare il nostro look, in modo da potervi dare anche una recensione qualora foste interessati all'acquisto. Il primo prodotto che vado ad applicare è un prodotto di Hypoallergenic, che è un'azienda appunto che produce make up ipoallergenico, come si può notare appunto dal nome del brand. Mi hanno inviato un po' di prodotti. Oggi proverò con voi l'acqua jelly make up, che dovrebbe essere un fondotinta leggero a base acquosa appunto. Mi hanno inviato una colorazione piuttosto chiara, che è la 03, se non sbaglio, esatto, questa è la colorazione 03. Ok, è ricco d'acqua, quindi prendo un pennello per l'applicazione. Guardate come sono bella, io ho sempre le mie belle figure nei video, perché la blender va a risucchiarci troppo il prodotto. È un po' chiaro il colore per la mia pelle. Forse lo sapete meglio di me, non pretendo di insegnare niente a nessuno, ma quando abbiamo dei fondotinta molto acquosi, meglio evitare la beauty blender. Perché appunto va ad assorbire l'acqua presente nel fondotinta e la performance non è delle migliori, quindi meglio applicarli o con le mani o col pennello. Però devo dire, nonostante sia un fondotinta a base acquosa, una bella coprenza. Ok, devo dire che il fondotinta va settato sicuramente, perché avendo base acquosa anche si sente molto idratante sulla pelle. Consiglio magari di farsi un giro, specialmente a chi ha problemi di pelle sensibile, su questo sito. Nel caso vi lascio tutti i siti e i vari link per tutti gli acquisti in info box. Adesso andiamo a provare subito il correttore dell'Oreal. Lo utilizzeremo sia come concealer che come contour a questo punto, grazie L'Oreal, visto che mi sono stati offerti da L'Oreal questi correttori. Li ho già testati, quindi non volevo darvi una first impression su questo prodotto, ma volevo darvi una vera e propria recensione. Allora, è un prodotto che non ha una coprenza altissima, però a parer mio è medio-alta. Sto andando ad applicare quella che uso di solito, che è la tonalità Ivory Beige, che credo sia la più chiara. È molto pratico, si gira a questo pennellino come applicatore ed è molto veloce da applicare. Generalmente io andrei a settarlo con le dita, o potete usare un pennello. Allora, è sottile, è idratante. A me personalmente la coprenza che ha piace, si sente che all'interno ha un contorno occhi attivo, contiene appunto acido ialuronico. La quantità di prodotto che ho messo la vado anche a mettere sulla palpebra, in modo che oltre che farmi da base va anche a lavorare sulla mia palpebra. Sapete che l'acido ialuronico ha molteplici funzioni, dovrebbe ottimizzare appunto l'idratazione del contorno occhi, quindi particolarmente indicato a chi ha un contorno occhi secco. Come coprenza rimaniamo sul medio, inutile dirvi sciocchezze, a me il prodotto piace molto. Guardate l'effetto, va subito ad illuminare, è leggero, proprio si sente che va a idratare, e L'Oreal ci dice che secondo i test fatti in 8 settimane dovrebbe dare anche dei risultati visibili, quindi va proprio a trattare, indicato sicuramente non per chi ha 18 anni, ma per chi inizia ad avere la mia età, quindi dai 30 in poi. Procedo e voglio fare con voi un esperimento. Prendo la tonalità più scura di questo correttore, che è la Golden Honey, e vado a fare un po' di contour. Ok, sappiate che ne basta davvero poco. Sono andata a regolare un po' con la blender e sistemare un po' la situation. Vado a settare con una cipria,
utilizzo la Shade Plus Light nella tonalità medium di Kat Von D. Per quanto mi riguarda, questo prodotto di L'Oréal è promosso assolutamente. A questo punto vado a truccare gli occhi, ve li metto in velocità, faccio un trucco molto semplice con l'ultima palette uscita di Nabla, la Side by Side, visto che è recente, anche se ho fatto un video con 6 look, se vi interessa la palette trovate il video con 6 look sul mio canale. Vado ad utilizzare questa palette anche perché la trovo in abbinamento ai rossetti. Ho realizzato un make up occhi molto molto semplice. Adesso è arrivato il momento di un'altra azienda che voglio provare. Parliamo di La Mora. Mi ha gentilmente inviato le ciglia finte con l'eyeliner magnetiche, però sono diverse da quelle che abbiamo provato nel video dedicato e sono molto belle. Hanno questo scrigno molto particolare con lo specchietto, la protezione. E poi all'interno troviamo ben 5 paia di ciglia finte molto varie e 2 eyeliner. C'è anche l'applicatore rose gold, me l'ero dimenticato. Adesso io non mi trovo molto bene con questo applicatore, quindi andrò semplicemente o con le mani o con la pinzetta. Andiamo insieme ad applicare l'eyeliner magnetico. Questo è il pack. Adesso vediamo insieme il pennellino in setole. Vado ad applicare l'eyeliner. Ok, ho applicato l'eyeliner. È la prima volta che uso questo pennellino, mi devo un po' abituare, però cerco di fare una linea non troppo sottile perché dovrà essere il nostro collante. Ho dovuto ingrandire la riga perché qua avevo sbavato. L'eyeliner è super black, cioè è molto coprente, veramente nero. Prima di applicare le ciglia finte andiamo a provare i Super Stay Ink Matte Coffee. Proviamo il primo, che è nella tonalità 260 Hazelnut Hypnotizer. Dovete sapere che è uscita proprio una limited edition di questi rossetti e di altre cosine, sempre nel mood coffee, ecco. Però su Amazon sono riuscita a trovare solo queste 3 tinte. Se riesco e li trovo ancora, vi lascio il link in info box qualora vi interessasse, perché io ero innamorata di queste colorazioni. Purtroppo le altre 2 ce n'erano 4 da questo venditore, una non era disponibile, quindi ho comprato le 3 disponibili. Partiamo dalla più chiara, appunto, la 260. Adoro, sanno di caffè al caramello, buonissimo, cioccolato, caffè, caramello, ma tanto mi viene da mangiarmelo. Mi piace molto questa colorazione, è un nude particolare, non saprei definirlo, mi piace tanto, tanto, tanto.
Allora, metto il blush. Andiamo a provare il blush di Hypoallergenic, ok? Quindi è il Fresh Blush, che mi ispira un sacco, numero 02, ed è tutto logato. È un blush luminoso. Wow! Non pensavo fosse così scrivente. Oh! Anche meno. Bello! Mi piace! Ok, io ho fatto le scocchette rosse sto giro, va bene così, dai. Mettiamolo anche sulla punta del naso, così un po' alla... Ok, molto luminosa, molto fresh. Mi piace, guardate che bella luce che ha. Bellissimo! Questa è la prima colorazione, adesso vado a spizzichi e bocconi. Prima di provare la seconda applichiamo le ciglia finte, così abbiamo finito il look. Non vado a mettere l'illuminante perché questo blush è già luminoso ed è veramente stupendo. Allora, le prime sono molto molto light, prendo le seconde che anche loro sono light, però in una versione un po' più intermedia. Provo a metterle intere e vedo se sono da tagliare. Andiamo insieme. Oh, caspita, si attacca, porca miseria. Stavo già cannando occhio, vado proprio con le mani io. No vabbè ragazze, cioè attaccano in un modo assurdo, cioè veramente. Andiamo con la seconda, se riesco vi zoom. Che bell'effetto, super naturale, molto carine, molto. Allora, non le ho tagliate, quindi le ho attaccate tutte intere. Io generalmente taglio sempre l'ultimo pezzo di calamita, perché magari non le metto tanto all'interno, perché diciamo che la parte dove magari l'eyeliner è più sottile e tendono a staccarsi. Vedete, tendono un filino qua, però hanno un'aderenza, non le tolgo perché si portano via anche l'eyeliner. Mi sono sciolte i capelli, ok, adesso, anzi li ho schiariti, per chi mi voleva leggermente più chiara ho fatto proprio qualche colpettino, però voi in camera lo vedete più scuro. Adesso vado a rimuovere i rossetti Maybelline. Sì. Vado a rimuovere il rossetto Maybelline e proviamo la seconda colorazione. Scusate, questo è un video un po' incasinato, cioè forse, ma spero che poi nell'editing riesco a farvelo risultare un pochino più, però è mattino presto, sono confusa, devo ancora riorganizzare un attimo la mia testa. Per chi non ha ancora provato questo tipo di rossetti di Maybelline, non solo questi al caffè ma in generale questa linea di rossetti, sono molto molto a lunga tenuta, cioè quindi sono presenti, non sono sottilissimi, però durano veramente tanto. Proviamo la colorazione numero 2, che è la preferita di mia figlia, la numero 270 Cocoa Connoisseur. Vi prego, stendiamo un velo pietoso su come ho applicato questo rossetto. Ancora devo sincronizzare l'uso delle mani a quest'ora. Ok, questa è la seconda colorazione ed è molto molto bella. È un marrone medio, visibile medio. Voi sicuramente lo vedete un pochino più scuro di quello che è. È come se fosse un color... Avete presente le borse di The Bridge in cuoio? Esattamente quel colore, dal vivo. Molto bello. Bene, vado ad applicare l'ultima colorazione che ho trovato, che è la 275 Mocha Inventor, ed è la più scura. Questa sa di cioccolatissimo, quella intermedia sa più di miele. Secondo me ognuno ha un gusto diverso, ma da mangiare tutte. Ecco qui l'ultima colorazione della linea Super Stay Matte Ink Coffee Edition di Maybelline. Ok, ora che lo dico è già passato un'ora e mezza.
Questo è il numero 275 Mocha Inventor o Mocha Inventor. Ok ragazze, il video termina qui, Get Ready With Me, siamo pronte. Io spero che sia stato un video di facile comprensione, leggero e divertente. Fatemi sapere cosa ne pensate dei prodotti che abbiamo utilizzato. Le ciglia finte, ragazze, sono una bomba. Vi ringrazio per essere state in mia compagnia. Ci vediamo al prossimo video. Vi mando un bacio gigante da Federica, la donna qualunque.